Benvenuti! In questo video vedremo una delle tecniche usate per rilegare gli album completamente manuale. Per mostrarvi il processo creeremo da zero un mini album. Per questo realizziamo le copertine e le pagine interne, in questo caso quadrate. Per questa rilegatura occorre avere una spina o dorso piatto. Quindi rivestiamo le due copertine e la parte centrale con una carta a nostra scelta. Eliminiamo tutte le bolle d'aria e segniamo i punti di piega. Ora tagliamo via gli angoli lasciando circa 2 mm dagli spigoli. Quindi pieghiamo ed incolliamo i bordi verso l'interno con una colla stick. Segniamo le pieghe e rivestiamo l'interno con una carta a scelta. Prendiamo poi un cartoncino e partendo dalla misura più piccola, creiamo tante strisce di cartoncino quante ce ne staranno sulla larghezza della spina. Questo ci permette di variare la larghezza a seconda delle pagine che vogliamo inserire. L'altezza, invece, sarà pari alla carta di rivestimento interno. In ogni striscia facciamo due pieghe laterali di circa un centimetro. Questa misura è fissa e varierà solamente la parte centrale. Applichiamo l'adesivo nella rilegatura. E incominciamo ad incollare i cartoncini sulla spina, partendo da quella più larga. Applichiamo l'adesivo anche sulle linguette laterali, che quindi ci permettono di incollare le pagine, in questo modo. Ed ecco pronto il nostro mini album. Non perdetevi i prossimi video con tante altre tecniche di rilegatura manuale. Ciao!